Benvenuti nel nostro canale e oggi continueremo la guida di Automate. Oggi vedremo un esempio molto utile. Adesso apriamo esempio casa che ho già preparato io, clicchiamo sulla matita e andiamo a cliccare sul flusso, così vediamo cosa ho creato. Come potete vedere dal percorso, ho inserito una funzione fork. Questa funzione non farà altro che suddividere il flusso in due percorsi, così da far sì che Automate possa eseguire due funzioni. Se continuiamo verso sotto, troviamo When Power Source Plugged AC Charger. Se clicchiamo, possiamo vedere delle funzioni. Quando cambia, oppure immediatamente. Noi lasciamo quando cambia. E AC Charger. Salviamo in alto a destra. Questa funzione non farà altro che quando il telefonino uscirà dalla carica o entrerà in carica, ipotizziamo è attaccato alla corrente, va via la corrente di casa, questo stato cambia. Quindi lui andrà a verificare se il telefonino è collegato in carica, se non è collegato, quindi no. Invierà un SMS a chi vogliamo noi con scritto corrente off. Ho messo il messaggio corrente off. Mentre se la carica del telefonino è attiva, invierà un altro SMS, quindi uscirà da yes, andrà in questa funzione e invierà al numero di telefono che scegliamo noi corrente on. Mentre l'altra funzione che esce da new verificherà se la batteria, come ho impostato io, è dal 20 al 100% oppure al di sotto. Se la batteria è compresa tra il 20 e il 100%, quindi yes, manderà un messaggio con scritto in carica. Mentre se è su no, manderà un altro messaggio con scritto batteria scarica. Le uscite dei flussi tornano sulla funzione When Battery Level 20-100%, quindi è un loop. Lui verificherà questo in continuo. Stessa cosa per When Power Source Plugged AC Charger. Questa funzione è molto utile per chi magari ha una seconda casa e vuole sapere se c'è corrente in casa. Lasciate un telefonino collegato con una SIM, fate partire Automate e lui vi invierà un messaggio in automatico se la corrente va via o se torna e addirittura se il livello della carica della batteria va al di sotto del 20% oppure torna dal 20% fino al 100%. Questa funzione la ritengo molto utile per gestire quelle seconde case chi ha in montagna per sapere se è ancora alimentata. Cliccando indietro vedrete che come privilegi ora Automate chiede la possibilità di inviare SMS. Voi dovete cliccare sulla spunta e dargli i privilegi, se no lui non potrà inviare nessun SMS. Ricordatevi che Automate, se non li abilitate sul setting, la possibilità di inviare più SMS, lui potrà mandarne ora come ora 10 in 12 ore. Quindi se la corrente va via 20 volte in un'ora, lui si bloccherà perché non ha più la possibilità di inviare SMS. Quindi bisogna cliccare su SMS Send e impostarli come limite. Si potrà dirgli 100 SMS in anche 6 ore, che sono comunque un numero discreto. Fatto ciò, potete avviare il flow su Start. E fatto questo, avete la possibilità di ricevere un SMS quando la corrente va e viene come specificato. Grazie per la visione, alla prossima.